Benvenuti in questo video haul di presentazioni di colori fluo che vanno di moda di questa primavera, quest'estate 2019. Innanzitutto vi faccio vedere i miei acquisti di quello che ho comprato, intanto quest'anno dei colori che non sono tendenti al fluo, però che vanno comunque sempre di moda. Questa maglia bianca molto larga e comoda da indossare, diciamo, sui jeans, sui pantaloni. A me piace tanto, sono le perline, le stelline, tutte cose abbastanza comode da indossare. E poi ci mettiamo quest'anno, ancora non ho ancora indossato perché non è anche l'occasione, questa maglietta a righe. Grigia, nera, righine e rossino da indossare un po' su tutti i colori, di quanto ne sia grigio, che il nero, che il jeans, e veramente lo trovo veramente molto molto comoda, che poi sono abbastanza larghe. Poi ho comprato questa maglia molto simpatica, gialla, di cotone molto morbido, a righine blu. Anche questa va bene sia su un pantalone blu o su un paio di jeans. Guardate quanto è veramente molto carina. Andiamo avanti. Poi non mi vedete anche indossati, perché ovviamente uno si compacca le cose prima. Questa buongiorno. Guardate quanto è comoda. Poi un giorno me la vedete proprio indossata, perché questa è una maglia veramente comoda, pratica, che è anche molto carina, perché guardate qua i bottoncini che volendo si possono anche sbottonare, la vedo veramente molto carina. E questa ovviamente sia su un jeans chiaro che sia su un jeans blu. Andiamo avanti. Poi abbiamo questa bellissima maglia a righine, adoro tantissimo queste maglie così. Molto comoda, molto morbidosa. Voi non avete idea, guarda come morbida al tatto questa maglietta, veramente non stringe, basta lavarla a 20 gradi, perché io lavo tutto a 20 gradi, perché sono un po' una fissata, diciamo, con le temperature, non voglio che si stringano. E poi passiamo alle felpine tutte di colore rosa. Questo è un colore, diciamo, rosso, che lo vedo molto, diciamo, comoda. Sono tutte dello stesso modello, ma cambia il colore rosso. Poi l'ho trovata anche fucsia. E poi questo colore molto carino, molto estivo, molto primaverile. Lo uso sempre tutte le volte, d'estate e primavera. Vestiamoci di colore un po' più allegri, visto che d'inverno ci vestiamo dei colori più spenti, tipo il bianco, vabbè che è neutro, tipo il nero, il blu, il grigio. Allora, se, anche vabbè, verde militare, va bene sia d'estate che d'inverno, però d'inverno questi colori ovviamente non ce ne mettiamo mai. E poi l'ho trovata questa gialla. Ecco, io poi insieme c'ho anche delle canottierine così, guardate quanto sono belline. Questo è un bellissimo giallo, ma veramente molto bello, che secondo me forse potrebbe stare bene sia con questo che con il, diciamo, il fucsia. Però ditemi voi sotto nei commenti con quale colore secondo voi fluo può stare meglio, questa canottiera, se su giallo, su fucsia, o cosa preferite rispetto al fucsia o giallo. Io francamente mi piace sia che col fucsia che col giallo. Naturalmente molto c'è il rosa, vedete il rosa, secondo me non so se potrebbe abbinare sia con questo sotto, metto questo sotto, la felpina sopra, oppure direttamente, forse così, questo da mettere sotto questo e sopra questo.
Poi cioè, insieme il rosa chiaro con il giallo stanno veramente molto molto bene. Poi andando avanti ho trovato molto carina e simpatica questa maglietta morbidosa lilla. In realtà volevo prendermela anche celeste, però in realtà ho detto guarda, la prendo così, non la prendo celeste. Perché francamente di celeste ho diverse cosette, poi piaceva più il lilla e se c'era bianca o nera avrei preso anche di questi colori. E questa diciamo sono veramente dei colori che vanno da quest'anno. Poi di colori fuoca a me piacciono tantissimo, ho trovato questo verde che in realtà però non ce la vedo molto bene con le camicioline che ho fatto vedere perché se uno vede bene, cioè il rosa con il verde secondo me forse, ma cioè forse ci potrebbe anche stare, scusate ve l'ho rigirata, abbiate pazienza, ma ecco, questo rosa così ci potrebbe stare bene con il verde secondo voi o è meglio con il fucsia o il giallo che ho fatto vedere? Poi se ci fate caso, scusate perché sto guardando, così secondo me sì, in realtà queste canotterine floreali possono essere abbinabili su tutti i colori, secondo me. Poi per concludere, no, per concludere, ho tutto già nel sacchetto, per fare le felpine, ho trovato questa canottiera molto simpatica, guardate quanto è lunga, questa scritta fucsia, tutti i colori fluo, che vanno di moda quest'anno. Io non mi alzo per via del cavalletto perché sono abbastanza alta. Ora forse faccio la prova dopo. E poi per concludere, guardate cosa ho trovato, questa bella felpina verde che è abbinabile sia su un giallo molto chiaro, secondo me, sia su un grigio o bianco, una canottiera a righine bianco e grigio, o su bianco, con tela bianca o nera, ma ditemelo voi sotto nei commenti qual è di questi colori, quali colori potrebbe stare bene su questa felpina, così almeno io seguirò i vostri consigli che mi fanno sempre comodo, mi fa sempre piacere ricevere i vostri consigli. E poi per concludere, giuro, poi ho preso altro, faccio vedere altro, questa bella felpa lilla, questa è veramente molto bella e forse, guardate, forse secondo me un rossina qua sotto con un lilla così ci sta molto bene, però io ripeto, io aspetto sempre i vostri consigli, ditemi voi con queste felpine color fluo che io amo tantissimo, con quale canottiere le posso abbinare, con quali colori, in modo che così almeno se seguo i vostri consigli sono sicura non poter sbagliare. Arrivata alla conclusione di questo bellissimo video, vi saluto e ci vediamo a presto!